Caro amico, cara amica, la vita cristiana non è come un fiume lungo e tranquillo, no. È fatta di picchi e valli, ma non è proprio per questo che è così ricca e interessante. Eh sì, diciamolo, la vita cristiana non è nemmeno priva di tentazioni. Ogni tanto hai voglia anche tu di cedere alla tentazione? Per giustificarci davanti a Dio, a volte diciamo: Signore, sono solo umano, la mia carne è debole, sono sicuro che mi capisci. Dopotutto, sei tu che mi hai creato. Ma questo è ciò che la Bibbia dice sulla tentazione. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Giacomo 1,12. Non so quale tentazione ti perseguita, amico mio. Tuttavia voglio incoraggiarti. Dio è amorevole, ha sopportato tutto sulla croce per liberarti. Dio è fedele, cammina accanto a te e ti sostiene. Dio è potente, può impedirti di cedere a qualsiasi tentazione, pornografia, alcol, adulterio, bugie, vendetta. Dio è paziente, ti aspetta, cammina secondo il tuo passo perché tu possa perseverare. Dio è misericordioso, non ti condanna e ti perdona, dandoti la forza per non cadere più nello stesso peccato. Sia che tu creda di essere una persona fatalista, convinta che questo sia il tuo modo di essere, o che tu stia cercando, senza riuscirci, di cambiare, Dio oggi sta richiamando la tua attenzione dicendoti che Lui ti ha già dato la vittoria sulla tentazione che ti sta tenendo prigioniero. Quando Dio ti chiede di allontanarti dal male, vuol dire che con Lui puoi farlo e la ricompensa che riceverai sarà duplice. Qui in terra una gioia profonda in Dio e in cielo la corona di vita. Grazie, Gesù. Ti suggerisco di pregare ora. Padre, a volte mi sento impotente di fronte a certe tentazioni. Ho bisogno del tuo aiuto e della tua forza. Ho bisogno che tu venga e mi aiuti a credere che mi ha già liberato. Riempimi di te, così che io possa resistere e stare fermo in te. Nel nome di Gesù. Amen. Amico mio, amica mia, non cedere alla tentazione. Sei più che vincitore in colui che ti ha amato e ti ama così tanto. Sii rafforzato, ci riuscirai, io ci credo. Non cedere alla tentazione. Grazie di esistere. Se il video ti è piaciuto, metti un like. Contribuisci anche tu a diffondere la parola di Dio. Iscriviti al canale, attiva la campanella e inizia a condividere la parola di Dio con tutti i tuoi amici. Grazie di esistere.